Stai di nuovo facendo la spesa nel sonno, Dorinda. Burro di arachidi. Gin. Hai qualcosa di speciale per me? Candeggina. Burro di cacao. Cerotti. Mi hai sempre fatto ridere. Sì, è così. Non hai mai riso. Non ho mai riso alle tue battute, ma sei sempre stata molto divertente. Le bugie hanno le gambe corte. Amore, giuro che ti proteggerò sempre. Non ti lascerò mai più. Sì. Buonanotte, Dorinda. Notte, Pete. Ciao, Eb. Come sei arrivata qui? No, cioè, come sono arrivato qui? Direi dalla strada sbagliata. Te l'ho detto, Pete. La tua vita è finita e tutto ciò che fai per te stesso è una dispersione di spirito, ricordi? Sì, lo ricordo. Ma non mi avevi detto tutto, vero? Lo sai quello che ho passato? Sì. Che cosa vuoi da me, Hep? Se sono veramente morto, allora perché soffro tanto? Ma che razza di accordo è questo? Mi avevi detto che sarei tornato per essere una specie di ispirazione. Non mi avevi detto che avrei provato quello che provo. E non mi avevi detto che avrei... che avrei rivisto Dorinda. Allora che cosa vuoi veramente da me, Hep? Noi ti abbiamo dato la possibilità di dire: sono felice di aver vissuto, sono felice di essere stato vivo. Ora è il mio turno di darti una mano. Lascia che ti dia quello che ho avuto. Ma ti ho anche rimandato laggiù per chiudere con colei che ami. Ti ho rimandato laggiù per dire addio. Finché non lo farai, Pete, lei non sarà libera e neppure tu. Non sono pronto per dire addio. Sei un uomo così buono, Pete. L'altro genere non lo rimandiamo indietro. Ma devi ancora imparare che per guadagnare la tua libertà la devi dare. Perciò va a scoprirlo.